L'animale con un santo in paradiso è il tema di questo incontro che stiamo seguendo al MUSEC di Isernia. Si parla naturalmente della tradizione di Sant'Antonio Abate e di tutte le specialità gastronomiche legate a questa ricorrenza e diamo così al via all'ultima puntata dedicata a questo evento davvero curioso, davvero interessante. Mauro Gioielli, demologo, vecchia conoscenza di viaggio in Molise, ma l'argomento è nuovo. Parliamo di Sant'Antonio Abate, di questa tradizione ancora oggi molto molto sentita in provincia di Isernia, tant'è che viene festeggiata ancora in tanti paesi. Sì, in provincia di Isernia io ho fatto un censimento negli anni 97-98, ho censito 16 centri, ma probabilmente erano anche di più. Poi non ho mai aggiornato questo censimento. C'è anche da dire che in alcune località la festa ha degli abbandoni, delle riprese, non sempre si riesce a organizzarla, anche per motivi di clima, freddo, la neve alcune volte. Poi ogni paese ha la sua caratteristica durante la festa, nel senso che lì dove è più importante il falò, quindi il fuoco, in altri paesi è più importante la questua, la parte musicale, in altri ancora è importante il cibo, soprattutto la carne di maiale, ma anche la lessata, che sarebbe il mais bollito, alcuni legumi. Quindi diciamo è una festa che ha parecchi elementi interessanti dal punto di vista antropologico. Ecco, cominciamo magari dall'inizio. Intanto la presenza di questo maialino legato a Sant'Antonio Abate. Dunque, il maialino è forse l'attributo più evidente, più noto di questo santo. Bisogna dire che in origine non era proprio un maialino, ma era un cinghiale. Tutta l'iconografia medievale mostra Sant'Antonio Abate con al fianco un cinghiale. Questo lo sappiamo perché il cinghiale ha le zanne, e in questa iconografia si vede appunto il suino con le zanne, cosa che non è per il maialetto. Sembra che con l'arrivo delle sue reliquie in Europa, nell'undicesimo secolo, le reliquie furono portate in Francia. In questo luogo francese nacque una chiesa, fu edificata una chiesa. In questa chiesa venivano curati i malati di herpes zoster o di ergotismo. L'herpes zoster, sappiamo, cosiddetta proprio fuoco di Sant'Antonio, e l'ergotismo è una malattia che derivava da un fungo velenoso che nasceva nella segala usata per la panificazione. Questo fungo velenoso intossicava coloro che mangiavano i pani di segala e avevano questa malattia che veniva definita ignis sacer, cioè fuoco sacro, oggi meglio definita come ergotismo, e veniva curata sia l'herpes zoster che l'ergotismo con il grasso di maiale. Quindi il maiale divenne molto molto importante per il culto di questo santo. C'è poi da dire che alcune divinità celtiche, molto simili per definizione e per attributi al Sant'Antonio, avevano come animale di accompagnamento il cinghiale, quindi diciamo ritroviamo anche questa caratteristica. Sto parlando di una cultura celtica che faceva riferimento sia all'Inghilterra meridionale, ma anche alla Francia settentrionale. Come ho detto prima, le reliquie giunsero in Francia e sono conservate appunto in quella chiesa di cui accennavo prima. Quindi diciamo il maiale è diventato l'animale di Sant'Antonio. Da noi il maiale però ha anche un'altra funzione. Veniva comperato un maialino nei mesi precedenti la festa, la ricorrenza, veniva lasciato libero nel paese di girare con una campanella al collo. Quindi era identificabile questo maialetto, tutti sapevano che era il maialetto di Sant'Antonio. Si faceva grande questo maiale, poteva entrare nelle stalle, nelle case, veniva accudito, veniva dato da mangiare. Quando era il momento veniva anche poi macellato, col ricavato si finanziava la festa. In alcuni paesi il maialetto, quando era il giorno di Sant'Antonio, c'era una riffa, si faceva una specie di lotteria e veniva assegnato a chi vinceva, si aggiudicava questa lotteria, questa riffa. Alcune volte addirittura il vincitore, oltre a pagare, quindi a lasciare un lascito per la festa, quindi mantenere viva la tradizione, donava di nuovo il maialetto al comitato che o lo macellava e vendeva i pezzi di carne o faceva una seconda riffa, insomma in qualche modo si aiutava questa tradizione. Queste diciamo sono le caratteristiche principali, il legame fra il maiale e Sant'Antonio Abate. Torniamo ai festeggiamenti qui in provincia di Isernia, in alcuni paesi è più sentita, in alcuni meno, forse probabilmente negli ultimi anni dove è più sentito citiamo praticamente la frazione di Acque Vive di Frosolone, che abbiamo visto negli ultimi anni attira gente pure anche dai paesi vicini.
ma anche prima, io sono stato cantore ufficiale del Sant'Antonio di Acquevive per 5 anni, dall'83 all'88, non sono andato tutti gli anni, ma quasi tutti gli anni sono andato a Acquevive. Cantavo il Sant'Antonio, giravo per le case, c'è anche questa tradizione, spesso vanno cantori da fuori a Acquevive, da Civitanova, da Chiauci, perché ovviamente è una frazione, non ci sono tanti musicisti, tante persone che riescono a suonare, ce ne sono anche suonatori di organetto, è una tradizione molto forte, io l'ho studiata e vissuta da dentro, appunto, come diceva, negli anni 80, poi ho scritto vari articoli, si imbandiscono le tavole nelle case, c'è una grande accoglienza, una grande festa, vengono donate salsicce, caciocavalli, scamorze, poi ti fanno trovare la tavola imbandita con liquori, vini, dolciumi, molto molto bella, è una grandissima tradizione quella di Acquevive. Oltretutto c'è questa componente etnomusicologica che mi interessa molto, come forse saprai, e quindi l'ho studiata molto più di altri rituali, ho studiato sia questa di Acquevive e quella di Colli, che è molto similare, anche lì c'è la questua, c'è il canto del Sant'Antonio, ci sono i musicanti, le squadre che girano per il paese, quindi c'è questa componente etnomusicologica che mi ha sempre interessato e che ho approfondito. Poi ci sono altre località dove invece si limitano ad esempio ai falò, un falò grande o più falò, Pesco Pennataro, Vasto Girardi, anche lì ci sono cibi rituali che vengono distribuiti, la lessata, anche lì le scamorze, Forli del Sannio. Forli del Sannio c'è stato un convegno, credo una 15-20 anni fa, dove sono andato, non ricordo l'anno esatto, e mi fecero assaggiare pure lì, facevano il mais bollito, voglio dire in tante località. Poi Sant'Angelo del Pesco, dove la tradizione purtroppo si è estinta, anche lì c'era il maialino, c'è una bellissima statua, Sant'Angelo del Pesco, Pesco Pennataro, altra chiesa con statua di Sant'Antonio Abate, un quadro bellissimo è a Bagnoli del Trigno, quindi anche l'iconografia molisana rispetto a questo santo è abbastanza ricca. In provincia di Isernia, 15-16 paesi ho censito io, che sono tanti rispetto alla cinquantina, diciamo, dei paesi della nostra provincia, senza contare poi il resto della regione, Vinchiaturo, Campobasso, Petacciato, Campomarino, sono tutte località dove si è sempre festeggiato il Sant'Antonio, è una festa molto più sentita e molto più, diciamo, come presenza geografica molto diffusa. Ecco, te lo facciamo un passo indietro, l'ha citato lei, Colli a Volturno, che poi interessa anche da questo punto di vista, diciamo così, musicale, degli stornelli chiaramente, una tradizione che stava scomparendo invece proprio negli ultimi anni ha avuto proprio una rinascita grazie ai giovani del posto, grazie a un'altra presenza fondamentale, quella della confraternita. Sì, a Colli ho studiato il rituale negli anni 90, soprattutto nel 97 ho fatto anche delle registrazioni di etnomusicologia che conservo gelosamente, e c'è stato un momento, ma questo è sempre stato così per queste feste, c'è sempre un momento quasi di abbandono, poi c'è un ritorno, un revival, non è semplice mantenere vive queste tradizioni. Colli, è vero quello che dici tu, ci sono ormai associazioni di giovani che organizzano questa festa e non solo, ma anche altre iniziative, c'è una confraternita, adesso mi sembra che si sia trasformata in associazione, non ho letto così da qualche parte, comunque voglio dire, si organizzano e riescono a salvaguardare le loro tradizioni, anche Colli, come diceva, è importante dal punto di vista etnomusicologico, proprio per questa cantata, questa canzone, e c'è il falò, c'è la processione, Colli al Volturno, quindi c'è un po' di tutto, è molto completa come festa di Sant'Antonio. Ci sono delle similitudini fra i canti di Acquevive e quelli di Colli a Volturno e perché no degli altri paesi della provincia di Isernia? Ci sono molte similitudini, sono canti che di solito si sviluppa in una parte augurale, si arriva nella casa delle persone, in casa delle persone, quindi c'è un momento di augurio, si dà, così si dice, siamo venuti qui per augurarvi questo bene, questa festa. Poi c'è la parte della questa dove si chiede cibo da mangiare, in qualche caso viene data anche qualche moneta. Poi c'è la parte in cui in alcune strofe si parla un po' della vita del santo, della geografia di Sant'Antonio, quindi hanno degli schemi ben standardizzati, non solo
solo fra i paesi molisani, ma è una tradizione molto forte. In Abruzzo, per esempio, ci sono tantissimi comuni abruzzesi che festeggiano il Sant'Antonio, molte strofe sono simili, se non proprio uguali. Già negli anni 50 Cirese pubblicò nel 57 il secondo volume dei canti popolari del Molise, già lì inserì vari testi di canti per il Sant'Antonio che venivano da Ripa Bottoni, Frosolone, Pietrabondante. Ecco, Pietrabondante è un altro dei comuni che forse prima non ho menzionato, aveva anche un canto di questua a Pietrabondante, quindi la questua c'era anche lì. Oggi ancora si fa un falò, quest'anno forse si è fatto il 20 di gennaio, c'è stato, diciamo, un ritardo. Ecco, in alcune località si usa anche spostare un po' la festa, la si sposta verso il sabato o la domenica, non riescono sempre a organizzarla proprio il giorno del 17 o del 16, la vigilia, quando è infrasettimanale. Ci sono queste esigenze che fanno parte un po' dell'organizzazione, ma sono cose che ormai succedono dappertutto. Con l'ufuoco di Sant'Antonio, cavalle, crape, ciucce infiocchettate, viene un fuoco caldo buzzo funne. E se non l'ora a suo non è ancora suonata, pure una porca arriva, tun tun. Scende la gente e parla ciumana, per le fosse la terra e San Mercurio, e fa rumore che l'uscina indiana come fa l'acqua, diembe le pluvie. Signore Ettore, che la storia bianca, che le tre dita benedice insieme, le cutine, la gente e l'animale. La fontanella monta per le scale, canta che l'acqua fresca il poema Sant'Antonio, canta e non si stanca. E con questo è davvero tutto. Dal Musec di Senia, dove abbiamo parlato della ricorrenza di Sant'Antonio Abate, è davvero tutto. Ci salutiamo ricordandovi come sempre che trasmettiamo questa puntata su Telemolise canale 11, Telemolise 2 canale 12 e sul nostro canale tematico Molise Mio canale 212. Se vi trovate in Abruzzo seguiteci sul canale 96, mentre a Roma e nel resto del Lazio trasmettiamo sul canale 880. Tutte le puntate potete rivederle anche sul nostro sito web, vi ricordiamo l'indirizzo www.telemolise.com.